campo difficile perché ha battuto Sassari, è una squadra sicuramente di gente che ha tantissimi punti nelle mani. Chase, Woodside, Jackson, Rich, Tripkovic, Ndoya, i quattro lunghi, forse con Conti che gioca poco, però Calvert, Kelly e Spralia. Sicuramente tutta un perimetro con tanti punti nelle mani e dei lunghi con un buonissimo tiro che aprono, con cui aprono il campo, sia con Spraglia che giochi che è un 5 atipico che può fronteggiare e tirare, sia con Kelly che invece può rollare fino a canestro nel finire bene il pick and roll per chiudere appunto, se tu stai molto sugli esterni, per chiudere vicino a canestro. Quindi loro hanno dimostrato, soprattutto in casa nella partita con Sassari, di avere tanti tanti punti da poter utilizzare. Noi veniamo da una trasferta importante, una trasferta che ci ha regalato il quinto successo di fila in Coppa, e quindi dobbiamo essere bravi a mettere a posto un po' le energie e a focalizzare bene i punti chiave per fermare questo loro attacco abbastanza produttivo. Oggi ne parleremo con la squadra, cercheremo di avere 3 o 4 concetti importanti dove far leva, cercando di togliere un po' di punti nei loro esterni, cercare di avere la migliore difesa su tutte queste situazioni che allargano il campo e dove tu, a seconda di con chi aiuti, loro ti puniscono. Ecco, sappiamo che è una partita molto importante perché veniamo da una serie sicuramente bellissima di vittorie, nello stesso tempo ci arriva un periodo forse il più difficile sotto il punto di vista del campionato, da qui fino al passaggio di gennaio, dove andiamo spesso in trasferta, in casa avremo squadroni molto importanti, quindi questa partita ci dà sicuramente gli diamo molta importanza perché questo campionato fa vedere che si può vincere o perdere contro chiunque. Quindi più non rischio è proprio quello di guardare la classifica, perché forse uno dice testa coda, è proprio questo il rischio, che non dovete guardare la classifica. Ma sai, intanto sei fuori casa in un palazzo che storicamente in questi anni ha fatto molti scherzi. Poi se andiamo a vedere il discorso di classifica, questi in casa hanno battuto Sassari e l'hanno battuta bene. Hanno avuto 3 trasferte, 2 partite in casa, quindi diciamo che non sono stati solidi nell'andare a vincere in trasferta, mentre invece in casa hanno perso con Bologna, però una partita molto, molto dura, e hanno vinto bene con Sassari. Vedendo i filmati, vedendo le loro partite, vedendo i giocatori che hanno, ti accorgi veramente di che sono una squadra con un potenziale offensivo molto alto. Infatti all'inizio stagione l'avevi indicato come uno dei quintetti forse proprio... Con tanti punti. È chiaro che gioca Chase, non è la stessa cosa che se non gioca, Tripkovic è arrivato, poi adesso magari gioca o non gioca, è chiaro che anche loro lo si parla in maniera molto generale. La partita in cui erano tutti, cioè la partita contro Sassari in casa, hanno fatto una gran partita.